Radio Roma Capitale TV, eccomi qui, siamo alla Balduina dove nella giornata, il pomeriggio di ieri si è aperta questa voragine. In realtà qui c'è un cantiere alle mie spalle dove stanno costruendo delle palazzine. La strada via Andronico è franata perché, a quanto dicono i residenti, è un problema legato a infiltrazioni di acqua al tipo di terreno che è nel sottosuolo e probabilmente anche a questo cantiere della società Ecolattanzio, e stanno in questo momento lavorando per queste palazzine e sotto, a quanto pare, box auto. I residenti avevano segnalato perdite d'acqua in più punti di questo quartiere, avevano chiesto verifiche per la conformazione del terreno, qui alla Balduina, terra di riporto, quindi quasi sabbioso, umido, e soprattutto avevano segnalato che il cantiere stava portando da diverso tempo una situazione anche di disagio, a parte per la polvere che arrivava nelle case qui intorno, ma anche per le vibrazioni. Unendo tutte queste cose, probabilmente si possono trovare, e gli inquirenti stanno lavorando, le cause di questo smottamento che ha portato all'apertura, all'allargamento di questa voragine, perché ripeto, qui alle mie spalle ora vedete i mezzi dei Vigili del Fuoco, c'è la Polizia Municipale, ci sono gli uffici tecnici di competenza, la Protezione Civile per l'emergenza abitativa, perché sono state evacuate le palazzine, due palazzine con 22 famiglie, e quindi insomma situazione delicata, soprattutto capire le cause tra quello che abbiamo elencato prima e ovviamente se c'è un rischio per tutte queste altre palazzine che affacciano su questa che ormai è diventata una grande buca e una grande piazza, potremmo definirla. Quindi c'è apprensione per questo, si vogliono avere delle risposte. Per il momento però le palazzine evacuate sono solamente due, 22 famiglie, si sta verificando la stabilità delle altre palazzine che potrebbero essere interessate ad eventuali problemi di stabilità. In tutto questo vengono rimosse le macchine, verranno rimosse le 7 macchine finite all'interno della buca nel pomeriggio di ieri, e poi più tardi si utilizzerà un drone per mappare dall'alto tutta quest'area e capire come intervenire. Per il momento qui dalla Balduina è tutto, Jacopo Nassi, linea a voi.